credo sia arrivato il momento di parlarne. Allora, posso spiegare, però prima vi chiedo, almeno ragazzoli, di droppare un like qui in basso, perché a 2500 like porterò la prossima storia. E soprattutto, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, perché se non lo fate, ragazzi, vi perderete tutte le prossime storie folli che arriveranno. Oggi, ragazzoli, mi andava di giocare a COD, quindi ho messo COD, ma tanto non ci interessa, ragazzi, perché quello che veramente ci interessa è la sua storia, capito? Allora, ragazzi, questo è attualmente il telefono. Prima l'ho preso e fondamentalmente se lo tocco perde pezzi di vetro. Allora, ma la cosa più divertente non è neanche lo schermo, ok, che è distrutto, ma è la geometria, ragazzi, guardate. Cioè, è curvo. Ragazzi, non è più dritto, è letteralmente curvo. Capite la gravità della situazione? Cosa è successo a questo telefono? Allora, direi quindi di parlare un attimo della nostra storia. Allora, era agosto e io ero a Gaeta, perché ero in vacanza con dei miei amici. Quindi niente, raga, io semplicemente stavo chillando. Era la notte del 16, se non sbaglio, appunto, come ho detto. E stavo con i miei amici in giro. Erano circa le 2, le 3 di notte. Niente, a Gaeta, insomma, è molto tranquillo verso quell'ora. Quindi non ci stiamo facendo problemi. Ecco, tra l'altro c'è gente là sotto. Io non so più giocare a questo gioco, ragazzi. Non so neanche più mirare e sparare. Figuratevi eliminare qualcuno. Comunque, allora, niente, ci stavamo dirigendo in spiaggia, perché ci andava di andare in spiaggia. E di solito noi per andare in spiaggia facevamo sempre la stessa strada, perché ci stava a cuore, perché cioè veramente aveva un valore affettivo. Comunque, non so queste armi, ragazzi, se siano forti oppure no, io le prendo. Comunque, ogni volta che passavamo per quella strada, ragazzi, a quell'ora e solo a quell'ora, i miei amici facevano una cosa che mi dava molto molto fastidio, ragazzi. Ora non posso dirvi, veramente vorrei dirvela, ma non posso dirvela. Comunque, una cosa che mi faceva cringeare così tanto, ragazzi, che io avevo proprio la necessità fisica interiore di allontanarmi e di mettermi di sparte, ma roba di, cioè, allontanarmi tipo di 10-20 metri da loro, perché era veramente cringe. Cioè, ragazzi, se vedeva qualcuno era una cringiata assoluta. Quindi mentre loro, diciamo, fanno il loro solito rituale sulla strada, io mi prendo un po' di vantaggio e mi siedo su una panchina. E arriva questo mio amico, a cui daremo il nome immaginario di Mariangio. Mariangio era un ragazzo molto possente, ragazzi. Era molto alto, era il tizio che si dava un pugno, ci restavi a terra. E niente, Mariangio viene a consolarmi. Solo che Mariangio ha la grande idea di consolarmi buttandosi addosso. E non so se si nota dai video, ma io non sono molto grande, cioè non sono grosso. Sono 1,75 m, politicissimo, ma non sono 1,90 m come Mariangio. Quindi lui mi si butta addosso, io faccio: Mariangio, levati, mi stai soffocando. Lui comunque per scherzare, insomma, non si decise di non levarsi per un po'. Io comunque iniziai a sbroccare, ragazzi, ma così tanto che mi alzai incazzatissimo, ma raga, incazzato nero, e cominciai a lanciare una quantità di parole di santi veramente scandalosa, ragazzi, scandalosa come la mia mira, madonna cara. Cioè, se mi eliminava era cringe. Vabbè, comunque, ma raga, mi alzo, comincio a fare porco quello, porco quell'altro, porca quello. Cioè, raga, scandaloso, veramente, come non ho mai, credo, fatto in vita mia. Cioè, tragicissimo. Comunque, io cosa faccio? Poi una volta che mi sono liberato, ancora incazzato, che stavo ancora sbroccato, prendo il telefono. Vi devo spiegare questa cosa prima di dirvelo, perché io sono sempre stato il tipo che il telefono lo trattava male, ok? Mi incazzavo, prendevo e lanciavo il telefono da qualche parte. Pure quando giocavo, prima il telefono veramente era un giocattolino, dove capitava lì lo lanciavo. Cosa faccio quindi? Abituato a fare sempre quello, dalle incazzature scorse, io prendo il telefono e fondamentalmente lo lancio a terra. Cioè, lo prendo, cioè faccio questo movimento, lo prendo, aspettate, prendo, e con questa prepotenza, ragazzi, con una spalla gigante, lo sfondo a terra. Aia, c'è una taglia su di me. E ragazzi, i miei amici, che erano abituati, diciamo, ai miei sbrocchi di solito, mi dicono che quello è stato il peggiore. Cioè, dicono che quella volta lo feci con una prepotenza che non avevano mai visto. Ed è grave se lo dicono a me. Presi il telefono e lo distrussi fondamentalmente, letteralmente, ragazzi. Non fu una cosa molto bella, ma accadde. Non fece una bella fine. Un attimo solo che cerco di capire questo che vuole fare. Mi è entrato dentro a tutti gli effetti, bello. Godo, bello. Dicevo, quindi io
Madonna! C'è un altro tizio, raga, aspettate. Lo vado a riprendere, quello era caduto faccia in giù. E i miei amici erano terrorizzati, erano convinti che io l'avessi sfondato. Fondamentalmente, quando lo vidi, era sfondato, ragazzi. Era in queste condizioni. Così, con tutti i pixel verdi, viola, gialli, distrutti, che mi guardavano tipo... Cioè, capito? Non era proprio bello, diciamo. E niente, me lo meritavo. Me lo meritavo, alzo le mani, me lo meritavo assolutamente. Però, diciamo che non ci sono rimasto benissimo, nonostante me lo meritassi. Il mio primo pensiero è stato, cavolo, c'avevo diversi dati importanti sopra e ora sono distrutti. Però fortunatamente poi sono riuscito a fare delle cose per almeno salvare i dati sensibili. Seriamente non me ne sono accorto? Oh, paracadute! Madò, panico. Madò, a terra, vai, dai. Ci sono rimasto malissimo. E poi ragazzi, subito dopo il pensiero dei dati sensibili viene mia madre, perché mia madre, ragazzi, dovete sapere che ci tiene al fatto che io le risponda al telefono, che le dica dove sono. Con un telefono rotto non era proprio semplice. Quindi che faccio? Chiedo a un mio amico: senti fra, fammi utilizzare il tuo telefono, che devo chiamare mia madre e dirle guarda, il mio si è accidentalmente rotto. E la chiamo e quindi le dico: mamma, guarda, il mio telefono è caduto tra gli scogli. Così a caso, è caduto tra gli scogli. Poi ci ho fatto vedere questo, non era molto convinta, però è caduto tra gli scogli. Tutte incazzate mi fanno: ora devi tornare, devi subito tornare a casa. E io torno. Vabbè, comunque ragazzi, è stata un'avventura molto divertente. Il giorno seguente poi ho dovuto ricomprare ovviamente un altro telefono, che è stato questo qui, che è stato il mio penultimo, cioè questo è il mio penultimo telefono, perché poi l'ho cambiato. E l'avrò pagato, credo, in promozione su Amazon un anno fa a 300 euro. E ovviamente ragazzi ce li ho messi di tasca mia, perché la cazzata ovviamente l'avevo fatta. Io come ho fatto a non morire? Ma ora non è finita qui, perché parlando di storie di telefoni quasi distrutti, abbiamo uno che non è distrutto esteriormente, abbiamo uno che è dentro, è qui nel cuore che non funzionava. Ed è il mio nuovo telefono, ragazzi. È un iPhone 11, credo che ve l'abbia fatto vedere sul mio profilo Instagram. Se non mi seguite, ragazzi, lì seguitemi. E tra l'altro mi pare, l'ho detto anche ai ragazzi sul sito Viola, dove faccio le streaming, seguitemi anche lì. Tutti i link in descrizione trovate sia di Instagram che del sito Viola. Perché ragazzi, io ho rischiato di rompere anche questo, e vi spiego cosa è successo. In pratica avevo da poco preso il telefono, ok? Io ragazzi sono sempre stato molto affezionato alle mie chat di WhatsApp. Inoltre c'ho anche cose dell'università, cose di YouTube che su WhatsApp mi servono. Non posso fondamentalmente perderle. Quindi cosa faccio? Decido di passare i backup di Android su iOS, cioè dal mio vecchio telefono al nuovo telefono. Peccato ragazzi che questa cosa sia una delle cose più complicate che voi possiate mai fare in vita vostra. Dopo aver fatto tutte cose da nerd, scaricato file, eliminato file, messo file, eccetera eccetera, backup di qua di là, dopo tutto sto bordello il mio iPhone, ragazzi, fa un ripristino che non avrebbe eliminato nulla, ma avrebbe solo aggiunto i dati appunto di WhatsApp. Comunque il telefono si sta facendo il ripristino e si riavvia. C'è la schermata del logo della Apple e si riavvia. Poi ragazzi c'è il logo della schermata di nuovo Apple e il telefono si riavvia. Poi dopo un po' il telefono si riavvia di nuovo. Godo. Comunque ragazzi, resta la schermata del logo Apple per un minuto, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, un'ora. Io nel panico, ragazzi, perché non ho mai avuto un iPhone, ho detto ok, ho distrutto il telefono. Cioè non funziona più, l'ho distrutto, perfetto, mi fa piacere. Riesco a trovare un modo per fare un hard reset, collegarlo al PC, non so neanche cosa ho fatto. Premo una serie di pulsanti e si attiva. Lo collego al PC con iTunes eccetera eccetera e faccio il ripristino totale del telefono, cioè lo riformatto e lo porto ai dati di fabbrica. Praticamente riesco a salvare il telefono. Comunque raga, io rifaccio di nuovo tutto il processo da capo, pensando che ci fosse stato un bug, e niente, risuccede la stessa medesima perfetta cosa, ragazzi. Installo un altro programma che è Dr. Phone e riesco fondamentalmente a fare questa cosa dopo un passaggio durato circa 11 ore, per farvi capire quanti messaggi io ho su WhatsApp. Quindi ragazzi, dopo aver parlato della storia in cui ho distrutto questo telefono, e dopo aver parlato anche della storia per la quale ho quasi distrutto anche il mio nuovo telefono, io vi saluto ragazzuoli. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, raggiungere 2500 like per una prossima storia, seguirmi su Instagram, sul sito Viola, perché stasera saremo anche in live lì per giocare assieme. E niente ragazzi, noi ci becchiamo alla prossima. Ciao.